Salve a tutti, benvenuti in un nuovo episodio della serie su Street Fighter 2. Eravamo arrivati al combattimento con Ryu, diciamo che purtroppo non avevo vinto. Comunque, spero di farlo velocemente. Adesso è pomeriggio e mi sento meglio. Posso stenderlo anche a occhi chiusi. Visto? Ci vuole solo la tattica. Era nella mia tattica. Che cavolo fai? Sono solo neanche vicino a te. Cioè, se adesso mi ammazza, mi incavolo. No comment. Dico solo no comment. Devo vincere io. No comment, no comment. Guardate, oh no. Colpo karate. Esse colpo karate. Oh, mi ha battuto velocemente. Mi ha battuto in suo record. Ma sì, lasciamolo vincere, ragazzi. Scusate. Colpo di tosse. Ah, per la cronaca, se qualcuno magari è interessato, il coso di Assault Cube l'avevamo fatto, però sono su, come si dice, sono arrivati un sacco di problemi sia a livello tecnico che altro, perché alla fine il video l'abbiamo fatto, ma non so con la qualità. Ah, ho vinto. Non so la qualità del video perché l'ho registrato con un nuovo programma, poi spiegherò anche perché non so la qualità. In più Fabio era sul suo portale, sul suo tower, che non ha il microfono. E infatti Fabio usa il microfono integrato, perché non ha il microfono, invece ce l'ho. Cioè, Almasi XX non ha il microfono. Poi si, devo chiedere se si legge XX o 20. Almasi 20? Comunque, innanzitutto non aveva il microfono, vabbè, l'ho preso lo stesso, poi sono sussistite un po' di interruzioni, e poi il fatto più grave, diciamo che non so se mi ha salvato quello che ho fatto, e se mi ha salvato non so dove mi ha salvato, perché non l'ho trovato nel mio computer. Torno subito, un secondo. Ok, eccomi tornato. Questa volta sono sicuro di, come si dice, sono sicuro di aver stoppato la registrazione, fortunatamente. In più, mentre ho risolto una cosa sul solito, ho dovuto interrompere per affari miei. Sono chiuso anche delle porte perché magari sentivate il rumore della strada. Comunque ho chiuso due porte e non dovreste sentirlo. No, perché non ho chiuso due? Ne separa una dalla mia camera con i miei genitori, che c'è la finestra aperta sulla strada. Vabbè, shopper. Comunque stavo come era finita. Sì, mi ero fatto picchiare a Ryu di nuovo. Questo episodio ve lo dico, io lo registro interamente. Ma oh, non scadermi tempo. Ma se non batto Ryu vi faccio vedere. No, eccovi. Se non batto Ryu, lo taglio finché non lo batto e vi faccio vedere lo spezzone in cui lo batto. Come potete notare, sono diventato verde e dorato, come avevo detto nello scorso episodio, magari non si è capito troppo bene. Non so cosa sarebbe sinceramente essere verdi o dorati. Preferisco quello rosso e argentato, sinceramente. Vabbè, adesso lo sto facendo fuori. L'ho lanciato praticamente, tutta l'energia che gliel'ho tolta gliel'ho tolta lanciandolo. Ma chi sono? Sono un Mr. Bison. Un Mr. Bison verde. L'ho fatto apposta. Finora l'ho fatto apposta a perdere. Sì, non mi puoi uccidere così, così poco. Non serve. Ok,
Ok, sbrighiamola velocemente. Il tu non piace a me, non piace a te, ma tu quindi tu devi perdere, devi. Oh, ma che cavolo fai? Questa tecnica subdola lo usava computer contro di me in un altro coso del Mega Drive, quello che continuava a fare lo sgambetto quando mi metteva all'angolo. Dai che se lo faccio fuori. Perché la differenza tra voi e computer in questo gioco, a differenza di quell'altro picchiaduro che forse vado a vedere, è che in questo gioco tu hai illimitato le mosse speciali, perché non sono mai riuscito a fare le mosse speciali contemporaneamente, faccio fatica a farle normalmente pure. Ryu, volendo, avrei potuto farmi quel calcio rotante continuamente. Infatti Chun-Li, che probabilmente dopo lui, Ryu, non so, già una volta ha continuato a farmelo. O il fratello di Ryu, Ken, il guerriero, sì, Ken il guerriero, credo sia. Sono stordito, lanciami. Sì! Battuto. Hai previsto il mio italiano correggiuto. Hai previsto la mia mossa. Perché vedi, ogni tanto le fa arancioni, che se non mi sbaglio sono meno potenti, ma per il resto le fa sempre blu le sfere, che sono quelle più potenti, se non sbaglio. Correggetemi se sbaglio, ma non penso. Perché Ryu è come razza da un computer programmato per uccidere. Ecco, la cosa buona è che salto più di Ryu a volte. Sì. Sì, l'ho battuto, ragazzi, l'ho battuto. No, ho battuto Ryu. Quindi adesso farei una bella cosa, che sarebbe questa. Mentre stoppo registrazione un secondo. Salvo. Gaffa immensa, stavo parlando con il microfono spento, cioè con Hypercam spento, sul fatto perché avevo spento il video, appunto l'ho già detto per salvare, che ho ucciso Ryu così. La prossima volta non devo ricominciare il video da dove siamo arrivati, ma lo faccio. Sì, lo ricomincio da dove siamo arrivati, però senza dover rifare il gioco. Capito? Comunque fosse in chat il mio compagno, tanto che c'era, drop il data, iscrivetevi e tante cose belle. Adesso giochiamo. Sono contro, come si chiama? Rionda. Aspettate, ok. Perché non va? Ok, onda. Che diciamo non è così forte dopo aver combattuto contro Ryu, è debole. Goffo nei movimenti. L'unica cosa forte che ha l'attacco, questo attacco speciale che mi ha fatto, che mio fratello soprannomina lo spaccategole. Ma che vedete, perché ti butta a terra e te lo fa addosso. Cioè comunque vi assicuro che è più debole di Mr. Bison. Di Mr. Bison di Ryu, scusate, aspettate. Scusate il microfono, sto microfono mi sta facendo impazzire. Ok. No, ho rintuttito, no. Scusate. No, niente, ho visto. Non so perché mi aveva c'era una cosa su Skype, fa niente.